Benvenuti a Interno 8, eccoci pronti a vivere insieme la terza puntata. Siamo già arrivati alla terza puntata, incredibile, ci sta sfuggendo tutto di mano, ma non certo la situazione qui all'interno del condominio. Un condominio che, come sapete, se ci seguite già da qualche settimana, è affollato, affollato di persone speciali. Lasciatemi usare questo termine, è davvero adatto, adatto soprattutto a questa serata. Non mi fate anticipare niente, per favore. Tra poco, naturalmente, sveleremo tutto. Intanto vado a salutare il nostro condominio. Partiamo da Alessandro De Berardinis, il musico felice. Ciao Alessandro! Ciao, ciao Paola, ciao a tutti gli amici che ci seguono. Eccoci qua dopo un'altra settimana ricca di tanti consensi, tanti complimenti. Io personalmente sto vivendo con immensa soddisfazione, immenso piacere, immensa gioia questo momento. Anzi, Paola, ti Si dico, vede e si sente, è la tua si sente emozione. Si vede e si l'emozione. Così tra sente. questa immensità s'annega il pensier mio e il naufragar mi è dolce in questo mare, vedi? Ecco, in questo mare di tastiere, naturalmente Eh lo diciamo per chi sì, non lo sapesse, tu hai una grande viva l'Inter. responsabilità, caro Alessandro, perché tra poco ti toccherà dare un indizio di uno dei due grandi ospiti di questa puntata. Naturalmente parliamo di un Certamente. indizio musicale, ma di questo parleremo tra poco. Intanto, al di là delle emozioni, dimmi com'è stata questa settimana, proprio approcciandoti con la musica dell'ospite che dopo presenteremo. Guarda, non è anche per un gusto personale in cui mi riscopro in questo genio dello swing, blues, jazz, avrei tante cose da dire. Ho un gusto particolare per questo genere, quindi Ti per sei me divertito, dai, in soldoni ti sei mi sono divertito. divertito E questo mi fa veramente, veramente. molto molto piacere. Adesso andiamo a salutare Tiziana, Tiziana di Tonno. Tiziana, come stai? Ciao Paola, ciao, buonasera a tutti i telespettatori di Rete 8 e anche a tutti gli amici che ci seguono sui social. Sto benissimo, Paola. Ho scoperto anche che noi siamo delle covivert, siamo dei covivert, Senti, non sai? offendiamo già da subito, eh? No, ma non è un insulto, sai, è una cosa, Che una roba cos'è? bella. Cioè, Covivert? praticamente, sì, covivert è un termine coniato da Nikki Vergara, che è una psicologa, che Sì. praticamente ha studiato il periodo del lockdown, dell'isolamento, e insomma ha dato questa definizione per il tipo di persone che si è trovato più a suo agio durante la quarantena. Ci Ah. sono poi gli extrovert e gli introvert. Noi siamo così flessibili tra queste due tipologie. Gli estroversi hanno probabilmente sofferto la mancanza di distrazioni e di interazioni faccia a faccia. Gli introversi invece magari hanno sentito la mancanza della rigida routine, mentre i Covivert, come te, come me, Si sono internati. hanno sfruttato appieno il tempo a disposizione, magari riscoprendo il piacere del silenzio, magari dedicandosi a qualche hobby. Beh, io ho avuto anche una gestazione molto breve, Hai perché partorito? ho partorito la Tatiana. Ah beh, grandissimo parto, non ne possiamo più fare a meno, anzi ti dirò, sta ricevendo più consensi e domande lei. Non vado oltre, e non vado Mi fa oltre. Comincio a piacere, mi fa esserne un po' piacere. gelosa. Vabbè, comunque poi ci parlo io. Tu non anticiparle nulla, va Bene, bene, bene? bene. Vado da Luca Pompei, il nostro The Journalist. Eccolo qui, Luca. Eccoci qua, io sono nella categoria dei disparate. Non so se è contemplata questa cosa da Michi Vergara, ma però insomma cerco Ma di. dai, che non hai proprio il volto di un disperato, anche perché io penso che con questa compagnia che ci stiamo facendo all'interno di Interno 8, appunto, ci stiamo un po' tirando tutti su, ne stiamo uscendo bene, dai. Assolutamente sì, assolutamente sì. Il terzo appuntamento è sempre più divertente. Poi, non lo so, il meglio deve ancora arrivare, ma già da questa sera straordinari ospiti, veramente fantastici. Paola, tu ci stupisci Lo ogni so, a me comincia a mancare l'aria, guarda, giorno. veramente, con questi ospiti è difficile, difficile, però saremo all'altezza, ci proveremo. Intanto, caro Luca, come di consueto, io lascio i riflettori puntati su di te perché questo è il momento del tuo atteso editoriale. Allora, io vorrei avere la profondità di Jack Folla, così do già un indizio su uno dei ospiti di questa sera. Però provo così a dire la mia. Allora,
Cara Paola, intanto oggi giornata storica perché per la prima volta dopo oltre 2 mesi in Abruzzo nessun contagiato e pensa su oltre 1600 tamponi. Un motivo in più per festeggiare ed affrontare con serenità ed allegria, come nel nostro DNA, questa un po' stramba riunione di condominio. Ma temo, cara Paola, che ci vorrà ancora del tempo per scrollarci di dosso le nostre paure. Per carità, anche giustificate, visto che la prudenza non è mai troppa. Io, ad esempio, non faccio che cercare notizie su tutto ciò che in questi mesi gli scienziati stanno scoprendo su questo virus, perché la conoscenza dell'ignoto, si sa, è la prima arma contro la paura. Ebbene, proprio da questi miei personali approfondimenti, sai cosa ho scoperto, cara Paola? Cosa? Di essere immune. Eh sì, perché pare che il virus resista ben 4 giorni sulle banconote. Se consideri che non vedo una lira da molto più di 4 giorni, sono salvo. No, ma scherzi a parte, alle volte la paura ci trasforma in brutte persone e ci spinge ad avere comportamenti alquanto discutibili. Pensa ad esempio al grande paradosso che stiamo vivendo in Italia. Presidenti di regione come la Campania, la Sicilia, la Sardegna, pronti ad alzare muri contro le ondate di vacanzieri dal nord, in particolare dalla Lombardia. E c'è chi propone addirittura un passaporto sanitario, peraltro del tutto anticostituzionale, e c'è chi si dice pronto a respingere al confine qualsiasi invasione longobarda. Ma tu pensa che è strano? Soltanto 60 anni fa, in pieno boom economico, con il proliferare delle industrie al nord ed il relativo esodo dal sud, come se non fosse già abbastanza l'indignazione per ciò che accadeva solo 20 anni prima con le leggi antirazziali e le scritte sulle vetrine se sei ebreo non puoi entrare, sui portoni di molti palazzi, specialmente a Torino e Milano, la scritta «Qui non si affittano case ai meridionali». Ecco, se pensi a quanti appartamenti in tutto il centro-sud sono a disposizione per l'estate di torinesi e milanesi, va a finire che a qualcuno potrebbe venire pure l'idea di attaccare un cartello con su scritto «Qui non si affittano case ai settentrionali». Sai che clamore, cara Paola? Nel nostro condominio invece c'è spazio per tutti, nessuno escluso, ma proprio tutti sono i nostri benvenuti. E concludendo, cara Paola, io penso che bisognerebbe avere meno paura e un po' più di coraggio. E perché questo avvenga, dovremmo appassionarci un po' di più della conoscenza, lasciare da parte i pregiudizi. Perché la conoscenza è come l'aria fresca e pulita che ci dà enorme piacere a respirare. E noi non vorremmo mai sentirci, come si è sentito George Floyd a Minneapolis qualche giorno fa, quando schiacciato sotto il peso del ginocchio di un indegno poliziotto urlava «I can't breathe», «Non posso respirare». Ecco, e qui ci vuole un bel respiro. Grazie Luca, grazie per le riflessioni, grazie per le emozioni. Questa sera veramente ce ne hai date e offerte tante. Io non aggiungo parola perché veramente non c'è null'altro da dire rispetto a quello che tu hai detto e ci risentiamo tra poco con gli umori dal web, va bene? Ti aspettiamo, caro Luca. Intanto io vado da Alessandro, eccoci. Alessandro, allora, prima di presentare il nostro ospite musicale, che tra poco entrerà qui a Interno 8, ha già citofonato, per cui andiamo presto ad aprirgli, lasciami dire che ho le mani un po' sudate, perché poi nella seconda parte, se dico The Voice può bastare? Non lo so, secondo me molti all'ascolto staranno attendendo quel momento di sentire, di vedere finalmente Roberto Pedicini. Via, l'ho detta lì e non me ne pento. Intanto adesso, Alessandro, do a te la grande responsabilità di presentare l'ospite veramente musicale. Fetido cortile ricomincia a miagolare, l'umore quello tipico del sabato invernale, la radio mi pugnala con il festival dei fiori, la radio mi intopano, mi dice vieni fuori, e sembra un sabato qualunque, un sabato italiano, il peggio sembra essere passato, la notte è un dirigibile che ci porta via lontano. Idrofobina vegetale, devo per dimenticare il mal di mare viscerale che questo mondo mi dà.
respirazione artificiale per resuscitare il vecchio buon umore. Fa il favore, non criticarmi perché. Don Waya, Don Waya, Don Waya, Don Waya. E questo genere umano sembra vano, ma una logica ci sarà. Don Waya, Don Waya. E Garibaldi innamorato. E il Garibaldi innamorato, e non solo lui, anche noi, e certamente tutti avranno capito chi è l'ospite di questa sera, il primo ospite, Sergio Caputo, benvenuto Sergio! Ciao, ciao a te e a tutti i nostri condomini. E naturalmente questo cortile di questo condominio non è fetido come quello della canzone. Eh no, certo, assolutamente. Anche, no, sentissi che profumi comincia, ci sono qui. Esatto, eh. Si comincia a sentire l'estate che arriva e quindi è molto importante tentare di viverla nel modo migliore possibile. E poi, come tu sai, noi siamo in una città di mare, che è Pescara, principalmente come sede, poi siamo ovunque in realtà, siamo proprio nell'etere, nell'aria, però partiamo da Pescara. E se faccio questo link al nostro lungomare, caro Sergio, perché tu, non tutti lo sanno, però tu ti sei lasciato ispirare proprio dal lungomare di Pescara, la racconti tu? Ma sì, intanto bisogna dire che io adoro Pescara, perché è un lungomare che mi parla di posti esotici, di posti anche lontani, mentre invece Pescara, insomma, in Italia è abbastanza vicina, insomma, raggiungibile. Una sera, credo fosse il tour del trentennale proprio di Un Sabato Italiano, dell'album, avevo appena finito il mio concerto in teatro e quindi ritornavo verso Roma per poi prendere l'aereo la mattina dopo. E mentre ero in macchina mi è venuta questa musichetta che parlava di bazzicare il lungomare. A bazzicare il lungomare è un singolo, e quel lungomare è Pescara. Adesso perdonatemi questo momento di campanilismo, me lo butto subito alle spalle, Sergio, perché questa era così un attimo, una rinfrescata che mi sono voluta dare per tutta personale, che farà piacere a molti. Però, caro Sergio, stiamo all'oggi, perché molti ti hanno continuato a seguire, insomma, adesso non è che sono fermi a 30 anni fa quel Sabato Italiano, però volendo riassumere molto brevemente, tu ti sei fatto 12 anni in California, poi sei tornato e poi sei adesso in Francia, cioè un po' irrequieto. Ma diciamo che io preferisco, in linea di massima preferisco vivere dove non mi sento osservato, dove nessuno mi conosce, eccetera, eccetera. Quindi mi piace andare al supermercato, fare le cose, uscire con i bambini, andare al mare con un panino con la mortadella, mangiarlo, senza avere il problema di sentirmi, anche perché poi quando uno è conosciuto, lui non conosce le persone che sono intorno, ma molte di quelle persone possono, e ti questo conosco, mi capita anche in Francia, ogni tanto mi sento chiamare, eccetera. E comunque non è un problema, è che io sono molto schivo nella vita privata. Quando scendo dal palco mi piace tornare proprio nell'anonimato, e ovviamente a Roma, in un posto come Roma, non riesco, o Milano, non riesco ad avere l'anonimato. Certo, immagino. E comunque la Francia ti ha preso talmente tanto che tu hai realizzato di recente un disco che si intitola proprio Sergio Caputo en France, e quindi hai recuperato, diciamo, le tue canzoni e le hai esportate. Sì, ci sono, diciamo, alcuni pezzi storici che hanno fatto la mia carriera, perché il ragionamento è: se sono piaciuti così tanto che dopo 35 anni, quasi 40 anni, la gente ancora le scopre, le ricanta, arrivano 17enni ai miei concerti, eccetera, eccetera. Quindi piacerà anche qua, anche perché non avendo la pensione, io
devo continuare a lavorare ad libitum, diciamo. E quindi niente, ho fatto questo album, si chiama Sergio Down Fans, e ci sono appunto una quantità di brani storici più due o tre cose che sono meno storiche, sono più recenti, e che però a me piacciono molto, quindi. Allora io direi che è arrivato il momento di darne un assaggio. Intanto sappiate che dopo aver ascoltato e visto la nuova canzone, una delle nuove canzoni di Sergio Caputo, e torneremo, mi riaggancerò a quel, ma io lo chiamerei anche voglia di lavorare che hai, caro Sergio, ne parleremo, ma intanto andiamo ad ascoltare questo brano che poi ne parliamo, si intitola Écris-moi, écris-moi, ovvero scrivimi, scrivimi. Ce foutu amour qui tout s'en va.
E questo è il mondo musicale di Sergio Caputo. Sergio, Écris-moi, dicevamo, fa parte del progetto Sergio Caputo en France. Come sta accogliendo la Francia questa tua proposta? Appena uscito l'album e a pochi giorni di distanza dal mio debutto di Parigi, è arrivato, hanno chiuso tutti i locali, quindi non ho potuto farlo. Comunque si rifarà. Tanto è un album che è destinato a durare, spero, 40 anni o più. Le premesse ci sono, Sergio. Comunque dicevamo, tanta voglia di lavorare vuol dire che il coronavirus non ti ha fermato e non ti fermerà, perché fai parte di quella schiera di musicisti, non tanti a dire la verità, che non hanno annullato i loro concerti, anzi sono disponibili e quindi sono pronti ad andare. Poi tu, tra l'altro, sei in concerto con diversi ensemble, quindi hai tante proposte musicali, no? Sei molto duttile in questo senso. Sicuramente, perché se il mio ruolo, diciamo, di intrattenimento è deve potersi adattare a tutte le situazioni plausibili, diciamo, e quindi io esco sia da solo con la chitarra in un concerto unplugged, eccetera eccetera, poi in trio, che è la mia formazione, devo dire, preferita, poi in quartetto, in quintetto, settetto e così via. Vabbè, un ensemble proprio completo. Dipende sempre dalla grandezza del posto, la grandezza del palco, anche perché certo che in sé è difficile starci, però ecco, la voglia è quella di tornare a portare il buon umore, la voglia di stare insieme, anche se un pochino più distanti di come eravamo, insomma. Ma sarà la musica ad avvicinare, poi, Sergio, le distanze si abbattono con la buona musica. E io vi rimando naturalmente sulle pagine di Sergio Caputo. Lui è molto attivo su Facebook, per cui cercatelo, seguitelo, le date verranno di volta in volta aggiornate sia su questa pagina che, insomma, ormai è anche pleonastico dare le indicazioni, perché basta scrivere Sergio Caputo su Google, esce tutto il suo mondo, e quindi potete divertirvi. È vero, però ti dirò una cosa, ancora mi scrive gente che dice: ma che fine hai fatto? Sono anni che ti cerco, vai su, cercami e trovi, no? Vabbè, adesso sanno come fare a trovarti e a non perderti più di vista. Noi non l'abbiamo mai fatto e continueremo a seguirti sempre con tanto, tanto affetto. Sergio, io ti ringrazio, è stato veramente un momento prezioso averti qui con noi. Anzi, no, scusami, prima di lasciarti andare vado a ricollegarmi a Luca, giustamente, perdono, il nostro Luca. Sentori dal web, prima di salutare Sergio? Sì Paola, sì Sergio, perché sono tantissimi messaggi d'affetto qui su Facebook per Sergio, che è davvero amatissimo. Proverei a fare una sintesi, però ne ho scelto uno perché mi sembra molto significativo, ed è il messaggio che ci ha inviato Renato, che guarda un po' a Sergio Caputo come se fosse una delle tante eccellenze italiane che va via da questo paese, e dice: musicista straordinario, per come vanno le cose in Italia non ce li meritiamo un artista del livello di Sergio. In sostanza, Sergio, manchi un po' a tutti, insomma, e speriamo, insomma, di vederti presto in Italia. Beh, ma io ci sono e vengo in Italia sempre molto volentieri, anzi, appunto, spero di venire anche dalle vostre parti, anche più vicino che dalle vostre parti, ne stiamo parlando, vediamo. Bene, perfetto, allora grazie ancora Sergio e ci sentiamo presto, grazie per essere stato Interno 8. Allora, io corro invece adesso a salutare la nostra amica, la nostra influencer, Tatiana. Hola Tatiana. Aspetta che non ti sento, Tatiana. Adesso mi senti, eccola. Ciao, mi fai tremare, Paola. Tatiana, mi fai tremare. Tatiana, un saluto a tutti gli amici di Rete 8 e di Interno 8.
grazie, grazie a nome loro, grazie a nome loro. Tatiana, lascia che ti dica a nome loro che sei amatissima, seguitissima. Io sto, cioè stiamo ricevendo tantissimi messaggi da persone, donne, uomini, vario, che si chiedono, insomma, hanno tanti problemi sentimentali e il cuore al centro delle loro richieste, delle loro domande. Cosa puoi dire loro? Da, ho ricevuto molti messaggi, vero Paola? E ho fatto anche ricerca riguardo a questo tema e ho scoperto una cosa molto interessante, Paola. Praticamente che tutti uomini italiani sono tutti parenti di Ovidio. E tu mi dirai chi è Ovidio? Ma Ovidio è il poeta latino che è nato a Sulmona, quella bellissima città della provincia dell'Aquila. Praticamente mentre Ovidio scriveva l'Ars Amatoria, cioè della seduzione, proprio per tutti gli uomini, donne facevano confetti perché erano convinte che venivano sposate. Ma non ha capito niente, ha capito? Perché Ovidio ha fatto un macello, Paola. Tu devi sapere che Ovidio ha detto che praticamente preda si aggancia con amo, è come stare anche in una guerra. E praticamente donna vanno promesse cose con munera, cioè con doni, con regali. Però non bisogna poi dare regali a donne, hai capito? E che l'uomo non deve anche impegnarsi sentimentalmente, hai capito Paola? Quello che sta succedendo ancora, sono tutti parenti di Ovidio oppure hanno studiato molto bene la letteratura latina. Però io dico cosa, Ovidio, però con tutto il rispetto, ma tu vieni a ruba a casa dei ladri. Allora ti dico, io consiglio a te, amica, quando tuo fidanzato praticamente ti offre proposta che ti compra casa nuova, tu dici, certo, compra casa nuova, portami anche notaio a firmare contratto. Quando ti dice, vorresti anche bella macchina nuova, certo, portami in concessionaria che compra macchina nuova. Se ti dice anche vuoi vacanza, certo, fa subito valigia, capito tesoro? Sì, tu devi fare tutto questo, poi decidi se tu puoi cedere. Perché quello che ha scritto Ovidio dice che non si deve innamorare un uomo e che pensa soltanto a soddisfazione sessuale. Ora io dico, lui ha detto anche di donne che hanno sofferto come Elena di Troia o come Penelope. Insomma, tu che vuoi fare? Vuoi fare calzetta ai ferri e poi vuoi sfasciare come faceva Penelope? No, insomma, non va bene. Bisogna fare molta attenzione sia uomo che donna, anche perché potrebbe succedere di finire, come si dice qua in Abruzzo, come Don Balicuccio, che ha perso, che rimane senza asino e senza ciuccio, hai capito? E a proposito di seduzione, Paola, io sono contentissima questa sera perché c'è un tuo ospite che ha sedotto tutte donne del mondo e che quando parla lui ci sono tutti ormoni di donne che fanno delle capriole, succede un macello, hai capito? Io sto ridendo perché veramente è la presentazione migliore, credo, che si potesse fare. Già se la ride lui, eccolo qui, Roberto Pedicini. Roberto, ciao a tutti, ciao. Ciao Ravi. Ciao, come state? Ciao. Stiamo meglio, ecco, stiamo meglio adesso, tutti molto. Aspetta, meglio. L'unica cosa, considerando l'orario, potevate, cioè, almeno preparare un aperitivo, una cena, una quanto cena c'hai fredda, ragione, che... quanto c'hai, cioè, ragione. Cioè, mi invitate veramente all'interno 8, uno arriva a un interno. Ma che maleducati. Condominio. Ci organizzeremo meglio in questo senso, anche perché adesso due bollicine, sai come ci stavano? Brava, ma noi ce le siamo già bevute, questo è il problema. Nasciamo bevuti, caro Roberto. grazie. Allora, fammelo dire per quelle due o tre persone che non lo sapessero, Roberto Pedicini, mi viene da chiamarlo The Voice, lo so che questo è il nome di Frank Sinatra, però in Italia The Voice è Roberto Pedicini, la voce, grande attore, grande doppiatore. Faccio qualche nome, tanto per riportarvi a celebri film: Kevin Spacey, Javier Bardem,
Jim Carrey, tra l'altro con il film, con un film di Jim Carrey che è Truman Show, tu hai anche vinto i Nastri d'Argento nel 1999, quindi questi attori ti danno anche belle soddisfazioni. In realtà lo vinsi anche per un altro film che era Celebrity di Woody Allen, era proprio in contemporanea, cioè me l'hanno dato per tutti e due i film, dove doppiavo Kenneth Branagh all'epoca, che era il direttore artistico del teatro londinese. Che insomma, meraviglia, che meraviglia. Caro Roberto, tra l'altro aggiungiamo anche per i più giovani che tu sei anche la voce di Pippo e Gatto Silvestro, che questo, insomma, cioè, non guasta mai. Anche di Timon, Io non sono preparatissima sui... Timon, chi è Timon? Timon e Pumba, no? Il Re Leone. Ah, come no? Il Re Leone, perdonami. In realtà, aspetta, onor del vero, allora, nel film cinematografico l'ho doppiato Vino a Colla, e io l'ho doppiato praticamente dagli home video e le serie televisive tutte nel seguito, e però nel film, come per esempio doppiai anche Il Genio della Lampada, che nel film era Gigi Proietti, e poi io ho doppiato tutti gli home video, insomma, e le varie serie televisive. L'ho fatto però... prevalenza anche in abruzzese. Ah, beh. Però c'è un film nel quale tu mi hai colpito più di tutti gli altri e che secondo me hai fatto una faticaccia incredibile, e sto parlando di Mare Dentro. Come hai fatto a doppiare Javier Bardem, che era steso con anche il collo, cioè poi per un film intero, è stata dura? Guarda, ti racconto, grazie, perché mi fa molto piacere parlare di questo film, a parte che l'ho amato tantissimo, ed è stata anche l'occasione in cui ho conosciuto Bardem, che mi ha chiamato insieme ad Andrea Occhipinti da Venezia, perché Bardem vinse la Coppa Volpi come migliore interpretazione per quel film, quell'anno, mi chiamò e mi ringraziò per aver respirato con lui, che per un doppiatore è un complimento enorme. Cioè, dopo ti faccio un assunto sulla voce, di quello che penso io sulla voce, però ti rispondo che il film l'abbiamo doppiato, io sono stato sempre sdraiato su due poltrone, praticamente non muovevo mai né le mani né la testa, cioè lui muoveva solo la testa fino al solo il collo e basta, quindi in realtà ero immobilizzato. E se tu parli in questo modo, la voce praticamente ti esce in un altro modo, no? è come se tu fossi. Cioè, è proprio una postura, la voce è aiutata dalla nostra postura, come noi camminiamo, come noi ci muoviamo, se ridiamo, no? Una voce, se tu ascolti solo una voce, quando ti si chiude la laringe è perché il cervello e il cuore non staccano il collegamento, e guarda caso ci si chiude la gola proprio quando ci viene da piangere, no? Sì. La commozione è proprio lo scontro tra la razionalità e il nostro mondo emozionale. E poi, per quanto riguarda il fatto della voce, che è vero, uno poi è riconoscibile per la voce, perché poi, ma le voci in realtà sono divise in due categorie, secondo me, eufonica e cacofonica, cioè un bel suono e un brutto suono. Sì. Con la differenza che un suono però non è portatore di un'emozione. Ti faccio un esempio per capirci al volo. Sì. Se tu mi dai uno Stradivari e lo dai in mano a me, faccio vomitare. Se lo dai in mano a Uto Ughi, diventa poesia. Quindi tutto questo è come viene suonato quello strumento, è capito? È vero. È uno strumento per cui, che bisogna... Per bellezza anche, no? Cioè, se tu guardi tutti gli attori americani tipo Brad Pitt, Johnny Depp, Leonardo DiCaprio, nessuno di loro lavora sulla loro bellezza. Sì. Quello è uno stato di fatto. Sì. Loro lavorano in sottrazione e lavorano sui personaggi. Assolutamente. Roberto. E lasciami dire che tutte queste perle, secondo me, le ritrovano chi fosse naturalmente curioso nella tua Accademia del Doppiaggio. Per cui, se avete questa passione, potete seguire Roberto Pedicini e Cristian Ianzante in questo grande progetto che è l'Accademia del Doppiaggio. E anche Walter Bucciarelli, che è il nostro l'organizzatore, insomma, un po' assolutamente. Di tutta la nostra scuola. Invece, do l'appuntamento per chi volesse quotidianamente sentirti, perché tu hai una grande passione per la radio, chi come me ti seguiva tanti anni fa ormai nelle vesti di Jack Folla, mi hai fatto fare delle nottate proprio inquiete. Allora, ci tengo, posso interromperti solo un secondo? Velocemente, dimmi tutto. Io sono profondamente innamorato della radio adesso, per me è il mio nuovo amore, la mia nuova fidanzata. In realtà io ho iniziato il mio rapporto col microfono
con la radio a Pescara, 7 giorni 7, Gianni Lussuoso, primo piano, Piazza Salotto. Pensa a te. Dove facevo un programma di country rock and western music 1978, più o meno, avevo 16 anni, 17 anni. Dopodiché, in realtà, tutto è esploso adesso con Radio Freccia, il ritorno alla radio, 2 ore di diretta da lunedì a giovedì, è stupendo, cioè bellissimo. Esatto, potete seguire in FM. Dell'arte e del libero pensiero. L'arca dell'arte, che già questo titolo potremmo parlarne ore, ma ahinoi, siamo veramente sul finale. Io faccio rientrare tutti gli amici, eccoci qua tutti in galleria. Luca, velocemente, veramente pochi secondi, una battuta per Roberto dal web. Ah, dal web, tutta Pescara ovviamente saluta il suo figliolo Roberto Pericini, davvero tanti tuoi amici, ciao Bob, mitico Roberto, il grande Roberto, insomma. Ma che si può dire d'altronde di Pericini? Non ha mai smesso di amarti Roberto e continuerà ad amarti per questa tua straordinaria carriera, ci rendi orgogliosi in Italia e nel mondo. Beh, è una città che mi ha adottato e che, della quale sono proprio felice, poi ci torno sempre, la mia mamma è ancora qui e vive ancora, per cui io torno spesso qui a Pescara. È bello saperlo, speriamo di incrociarci qualche volta, magari quando poi tutto questo sarà finito, Internotto si aprirà realmente, magari ti avremo qui in persona. Intanto volentieri. Noi ti ringraziamo davvero per essere stato con noi e grazie. Io ringrazio anche la bellissima squadra, non potrei desiderare di più, Tiziana Di Tonno, Luca Pompei, Alessandro De Berardinis, e il mio ultimo grazie sentito va naturalmente a tutti coloro che ci hanno seguito dal web, qui su Rete 8, rete8.it, grazie ad Andrea Di Fabio, Danilo Cinquino in regia e Interno8, @rete8.it per interagire con noi. Ci vediamo e sentiamo venerdì. Baci a tutti, ciao. Grazie, ciao! 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 Ciao.